Buonasera o buongiorno, cos'è questo video? Penso si sia capito dal titolo. È un video in cui parlo della canzone Che c'è di male di Max Gazzè e lo faccio dal mio personale punto di vista. Non è un punto di vista di una persona esperta di musica, sono solo una poliamorosa, una persona qualsiasi che vi legge la sua personale interpretazione. Primo pensiero è stato facciamo un video semplice. Spoiler, non mi è venuto semplice. Provando a fare questo video, parlare del testo, iniziamo a non venirmi mille ma sì, così. In questa canzone si parla di amore, ma quando si parla di amore il discorso è molto complicato e si rischia di andare in banalizzazioni, escludere sensibilità diverse. Non è facile. Prima ancora del motivo per cui, ok, sembra un video facile. L'altro motivo è Seguo Fact Poli, che sarebbe, per chi non lo conoscesse, un podcast che risponde alle domande più frequenti sul poliamore. Nella pagina Instagram hanno pubblicato questa canzone e quando ho saputo che c'era una canzone sul poliamore, oh mio Dio, finalmente, perché non c'è tanta rappresentazione sul poliamore. Guardando, già, ascoltando questa canzone, sono venuti vari dubbi. Ok, bello tutto, ma la maggior parte delle persone non è poliamorosa. Come sarà stato preso questa canzone? Come sarà stato preso il testo di questa canzone? Da qui il desiderio di dare il punto di vista mio, di una persona poliamorosa, su questo testo. In realtà il testo mi sembra molto esplicito, molto chiaro. La mia interpretazione globale è che parli del fatto che non c'è niente di male ad amare più persone. Io vi direi di prendervi un attimo, se non avete sentito la canzone, per andare a sentirvi la canzone. Vi metto il testo magari da qualche parte tutto per intero, così se volete leggerlo, lo leggete. Uno degli altri pensieri che ho fatto è: ma se nella mia vita quotidiana, quando parlo di poliamore, non viene accolta bene questa cosa? Una cosa che mi sono sentita dire che è l'amore unico, che non è arrivato quello giusto, che quando arriverà quello giusto, sì, che lo capirò e ne vorrò uno solo, sapendo un po' che l'opinione generale non abbraccia così tanto il poliamore, o quantomeno non se ne sente parlare tanto. Ero curiosa di capire quale fosse l'opinione generale dietro un testo che per me è così esplicito. Alcune persone hanno dato addirittura un'interpretazione monogama alla canzone, di fatto togliendomi anche la curiosità sul come venisse presa, perché a questo punto, se l'interpretazione è diversa, stiamo parlando dello stesso significato. Vedendo un po' i commenti di YouTube, di Instagram, la canzone è stata presa molto bene, ci sono cuori, cuoricini dappertutto, quindi il dubbio che questi cuori siano sul significato che do io mi rimane. Il video lo strutturo in due parti. Una prima parte in cui mostro quelle che secondo me sono delle parti della canzone che sottolineano il mio punto di vista. Quindi non commenterò tutta la canzone, non farò un commento sulle frasi che mi piacciono, che non mi piacciono. Lo faccio sì, ma solo dove ci leggo il significato del poliamore per farvi capire perché io l'ho letta così. La seconda parte volevo fare un confronto con alcuni blog in cui prendono delle parti del testo e le considerano per un amore esclusivo. Io non so quanti minuti che sto parlando di poliamore, poliamore di qua e di là, non ho dato una definizione. La definizione di poliamore, quella che uso io per me stessa, è poter avere più relazioni sessuali o romantiche o altro contemporaneamente, con la consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Dietro la pratica poliamorosa ci stanno tantissime modalità diverse sul come affrontarlo o no, ma non è questo il momento di discuterlo. Metto a fuoco? Chissà se sono a fuoco, se non è a fuoco, pazienza. Chiaro il concetto, chi ama lo fa non per morale, ma per libertà, e include tutti in questi sentimenti veri, ma vuole averne tanti insieme senza freni. Parlando di quello che dice Gazzè, anche se cioè, io parlo di Gazzè, ma il testo è scritto dai fratelli Gazzè, per semplicità dirò sempre Gazzè, che il significato vuole, cioè quello che c'è scritto è che a livello di desiderio e di volere, l'amore non ha freni. Vogliamo averne tanti e senza freni, non decidiamo noi qual è il limite se una persona. L'altra cosa che invece mi piaceva aggiungere è questa parte qui, è bella proprio a prescindere dagli stili non monogami, perché quando si parla di includere tutti in questi sentimenti veri, per me si possono includere davvero tutti, cioè persone a cui teniamo, persone che amiamo e che spesso vengono messe a livello gerarchico nei nostri affetti più in basso di una coppia romantica. Metterci sia
affetti che noi sentiamo vicini ed emotivamente forti, che possono essere quelli che definiamo amici, partner di qualsiasi tipo, e non so, mi sembra molto carina. Comunque, queste 2 centesimi su questa frase. Ritornello. Che c'è di male se mi innamoro con frequenza innaturale? E non è vero che ora devo dare un taglio a questo amore se ti voglio ancora bene come dal primo vocale. Max, mi fa ridere sta cosa che lo chiamo Max, l'ho scritto proprio come se fosse un mio best friend, Max. Okay, se Max fosse mio amico non darei un'interpretazione, ma saprei la verità. Per me qui Gazzè sta parlando con una persona con cui ha una relazione da tempo. Questo me lo fa pensare il fatto che dica se ti voglio ancora bene come dal primo vocale alla persona con cui parla. Questo ancora mi fa pensare, ok, è una relazione che c'è da mo', se no non direi ancora. Si chiede perché devo dare un taglio a un nuovo amore che entra nella mia vita nel momento in cui ti amo ancora. Perché questi due amori collidono? Una cosa che volevo aggiungere, empatizzo tanto con questa parte, perché è il modo in cui è iniziata in me quando ero piccolina alle medie tutte le riflessioni su poliamore. Ancora non davo il nome di poliamore alla cosa. Io avevo un ragazzino, poi me ne piaceva un altro, e nel momento in cui mi piaceva un'altra persona, se lo dicevo, la prima cosa che mi veniva detta era no, cioè devi lasciare quello che avevi prima. E io dico, ma perché? A me piace. Cioè, chiaro che se una persona non ci vuole stare in una relazione poliamorosa, finisce. Però mi veniva detto, se ti inizia a piacere un'altra persona, non vuoi più quella di prima. E io dico, è falso, questa cosa è semplicemente falsa. E addirittura mi veniva detto, se te ne piace una nuova, non è mai stato un vero amore quello là. Ma in che senso? Come la descrive Gazzè qua risuona da morire la nascita dei miei dubbi e della mia dissonanza con questa questione del se arriva una nuova persona, basta, non ami più quella di prima. Bah, sta parte... Altra parte carina. A quanto pare è solo un fatto di retaggio culturale. Se metto un limite al mio cuore, mi domando cosa fare per lasciartelo capire in un secondo che non c'è niente di male. È difficile. Quindi lui, quando fa questo discorso, cosa pensa? Cioè, nel dire è solo a quanto pare è solo un fatto di retaggio culturale, prende innanzitutto la cultura predominante che abbiamo in Italia, che è quella monogama, che è anche forse supposta come innata e naturale. E molto spesso, purtroppo, ci sono argomentazioni per cui se una cosa è innata e naturale, allora è giusta. Cioè, quello che predomina a livello culturale non è semplicemente una delle tante scelte che si possono fare, ma è la cosa giusta che va fatta, e se non la fai sei sbagliato. Quindi, secondo me, lui vuole innanzitutto sottolineare il fatto che la monogamia sia una questione culturale. E facendo questa cosa relativizzi, perché se tu, persona che pensa che c'è qualcosa di male nella non monogamia, fossi nato e cresciuto in un contesto in cui la predominanza culturale non è quella, forse la vedresti diversamente. Quindi potrebbe essere una cosa che ti porta a spingere questa riflessione qua. La trovi sbagliata perché vivi in un contesto che te la fa percepire sbagliata. Il fatto che qualcosa possa essere naturale o innato, per me non rende quella scelta più valida in quanto una supposta, perché poi è supposta, naturalità di quella cosa. La verità è che a me non interessa se è una questione di cultura, anche se saperlo secondo me è figo, è importante e ti mette in una relatività la cosa, cioè ti fa comprendere tante cose. Tolto questo fattore, a me non importa da dove viene poi una mia scelta che mi fa stare bene e non fa del male a nessuno. Questo lo dico anche perché mi è capitato in alcuni gruppi che si parlasse di condizionamento culturale e di monogamia o di poliamore, e qualcuno si sentisse pure offeso perché magari parlando anche del fatto che fosse qualcosa di condizionato culturalmente, allora stessi alludendo al fatto che la nostra società fa tipo il lavaggio del cervello e la monogamia non è una vera scelta, che in realtà tutti sarebbero poliamorosi. Per me questa cosa non ha molto senso, perché le scelte che facciamo non è importante che siano condizionate o no. Nel momento in cui le facciamo, ci fanno sentire bene, quello è più che sufficiente a renderle valide e a renderle parte della nostra identità, che sia condizionato o no. Non mi interessa se il poliamore è frutto, cioè se la mia scelta di essere poliamorosa
cosa è frutto di un condizionamento. Io ci sto bene ed è una scelta che non fa del male a nessuno. Ed it's enough. Ora qui arrivo a una parte che per me è abbastanza difficile. Mi chiedo se il senso esclusivo del possesso sia un mero cliché. Non applicabile al mistero dell'amore, l'amore è privo di ogni logica e ragione. Tornando sempre al che cosa dicono i fratelli Gazzè, per me quando parlano di possesso parlano di monogamia, della quando soprattutto esclusivo del possesso, di solito l'esclusività si sottintende una esclusività sessuale e sentimentale. Il discorso lo trovo difficile perché sto ascoltando di nuovo questa parte qui sulla possessività, non è uscita come magari vorrei parlare della possessività. Ho attivato immediatamente il pulsante democristiano on perché avevo paura di dire cose che su cui ancora non ho delle riflessioni belle cristallizzate dentro di me. Secondo me qui Gazzè parla di questo: se il senso esclusivo del possesso non appartiene a quello che chiamiamo amore. Finisce dicendo che sarà pure un idealista, lo dico, lo chiamo anche in terza persona, ma mi fa perdere la testa l'ipotesi di un'altra libertà. Per me così idealista non è. Capisco la frase perché purtroppo potersi vivere una relazione non monogama è purtroppo un privilegio. Devi nascere in un posto che te lo permette, devi avere una rete sociale che ti sostiene, dei pregiudizi che non ti devono toccare, quindi capisco il senso in cui dice sarò pure un idealista, però questa ipotesi di un'altra libertà non è impossibile e ci può essere. Seconda parte, io un po' faccio il confrontone della situazione. Allora, vi metto tutti i link dei siti con cui faccio il confronto. Se dico cavolate o pensate che ho interpretato male, fatemelo sapere, anche perché sono curiosa. Quindi commento 1 di Cromosomi Media. Non vi leggo tutto, vi leggo solo la parte che trovo curiosa. Commenta: che c'è di male se mi innamoro completamente naturale? E non è vero che la devo dare un taglio a questo amore se ti voglio ancora bene al primo vocale. A quanto pare è solo un fatto di retaggio culturale. Se metto un limite al mio cuore, mi domando cosa fare per lasciartelo capire in un secondo che non c'è niente di male. Il suo commento è: già, non c'è niente di male ad amare chi ci ha colpiti sin dal primo messaggio vocale di WhatsApp. E siamo d'accordo. Possiamo farci una colpa? No. Possiamo continuare ad amare mentre le vite vanno avanti e altri cuori entrano in gioco? Certo, non lo impedisce nessuno, se non il nostro amor proprio. E qui già sono confusa. Quella sensazione di sapere un senso nella vita dell'altro, ma non abbastanza da fargli capire che forse non c'è bisogno di altro, quello che ci serve è già la nostra portata. Adesso non avrei capito niente da come l'ho letto, dalla mia intonazione, leggetevelo. E poi dice: continueremo ad amare univocamente? Sì, lo faremo. Perché la Repubblica dei Sottoni è la seconda repubblica presente all'interno del territorio italiano. Io vi giuro non ho capito niente. Perché inserire questa storia dell'amare univocamente, se anche non è un qualcosa che fa per te, che senso ha in questo contesto e in queste strofe? Commento di blog 2. Recensiamo musica. Questo è facile da dire. Anche il primo era facile, ma non so leggere. Quindi, al solito, non lo leggo tutto, lo metto in descrizione, leggo delle parti. La prima parte in realtà siamo d'accordo perché dice: tanto vale la pena farsi due domande e cercare di capire quale sia la forma più giusta di quel sentimento così misterioso. L'interrogativa indiretta "mi chiedo" in apertura porta subito al nocciolo della questione e propone una soluzione plausibile già dalla prima strofa. Può non essere unico l'amore di una vita, ma declinarsi al plurale è fuori di ogni presunzione di normalità. Mi sembra che siamo d'accordo. Poi arriva una seconda parte in cui, non proprio la seconda, però parte in cui scrive: quando il dado sembra tratto e la canzone volge al termine, Max, che non è solo amico mio, amico di tutti, questo gioco che mi so creato, Max ci spiazza letteralmente con un ribaltamento concettuale che ricolloca la rappresentazione amorosa su un piano idealizzato. Qui non c'è spazio, proprio non c'è spazio per il dubbio, e il cuore di ogni anima sognante può trovare conforto e conferma a quel che pensa dell'amore. Un sentimento da vivere esclusivamente al singolare. Diversamente può essere che non si abbia amato mai. Tra l'altro poi mette anche la frase a cui si riferisce che "e poi sarò pure un idealista, ma mi fa perdere la testa l'ipotesi di un'altra libertà. Puoi negare, dissentire, criticare, detestare, ma forse il fatto è che non hai amato mai." Ora,
dov'è che c'è questo ribaltamento concettuale per cui non c'è nessun dubbio, addirittura va vissuto esclusivamente al singolare. Poi fa nell'incerto una sola certezza, non c'è mai niente di male. Quando la musica, come l'amore, questa è una parte sua, diventa incontro singolare e plurimo, contribuendo a rinforzare il senso del possibile nel nostro viaggio. Quindi poi ritorna al plurimo, al singolare, però prima c'è stato il ribaltamento, che io non ho capito dov'è che siamo stati ribaltati. I commenti sono cuori, fiamme, oh mio Dio Gazzè, un genio. Arriva poi un commento che è meno felice, che mette qui o lì, non lo so, che dice: quindi adesso per i fratelli Gazzè l'amore vero sarebbe farsela con più persone, e chi si dedica una soltanto non ha mai amato, altra delusione. Ve la state inventando tutte pur di vendere. Oh, almeno è una persona che non è d'accordo, però quantomeno non ci stanno ribaltamenti che non capisco, perché io non ci vedevo ribaltamenti. Quindi, tra l'altro, forse non hai mai amato mai. A parte che si tratta di una canzone, e quindi andare a fare le pulci su ogni cosa non è semplice, andare a trovare un attimo la sfumatura che voleva dare. Non fa impazzire neanche a me quello di dire: se non sei d'accordo su questa cosa, allora forse non hai amato mai. Il forse mi piace, perché mi sembra che un po' stuzzichi al pensiero solo per fare un po' il provocatore, ma sta lì, messo lì così. Poi riaprirebbe il dubbio cosa significa amare, è abbastanza relativo. Da Instagram mi sembra che felicità, contentezza per la canzone e giusto due persone arrabbiate per questo, una persona arrabbiata. Un altro commento non era proprio così, infatti vi ho preso questo unico commento. Io in tutto questo poi mi ero fatta il dubbio e mi chiedevo se la scelta, cioè se l'interpretazione poteva essere influenzata dal fatto di conoscere già i concetti di poliamore, dall'esserlo. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto un sondaggino che ho messo nel mio Instagram e ho chiesto alle persone prima che cosa ci leggete in questo testo e poi se conoscono il concetto di poliamore. Volevo giusto condividervi non tutto quello che mi è stato risposto, ma qualche parola chiave. E una persona dice, tra le cose, che nota il fatto che sia messa in discussione l'idea dell'anima gemella. E questa cosa è molto bella, cioè nel testo Gazzè dice, non mi ricordo come perché adesso qui non ho il testo, ma che gioco perverso è di questo creatore che ci mette l'anima gemella a giro e tu la devi trovare. Un'altra persona dice che non è d'accordo, questa persona che diceva prima la messa in discussione dell'anima gemella conosce il concetto ma non è poliamorosa. Poi c'è una persona che invece ha relazioni non monogame e dice che è molto positiva e carina ma non è d'accordo con l'idea di appellarsi a naturalità e libertà e preferisce parlare di scelte e autodeterminazione. Non so parlare, come dalla parentesi mi trovo. Ha scritto anche meglio questa persona di come l'ho provata a dire io. Un'altra persona che non ha relazioni monogame ma che comunque conosce il concetto di poliamore dice: secondo me mostra il poliamore. Un altro commento che ho trovato molto carino, ma che non riporto tutto, è una persona che ha risposto di non essere non monogama e di conoscere il concetto di poliamore. Questa persona non fa uscire mai la parola poliamore, ma a livello di interpretazione e dubbi che ha letto in questo testo ci sono i concetti di l'amore non è qualcosa a cui puoi mettere le catene, che siamo abituati a pensare all'amore come qualcosa di esclusivo e unico, che sarebbe la legge universale di cui parla Gazzè, leggo qua, e che non è detto che sia l'unica forma di amore possibile. E fa una riflessione che mi piace tanto, il fatto che se crediamo che dobbiamo dare un taglio ai nuovi amori se ne abbiamo uno, perché invece questo dubbio non ce lo facciamo nelle amicizie? Se abbiamo un amico e arriva un nuovo amico, non dobbiamo fare un taglio a quel nuovo amico. Cosa ho dedotto da questa cosa? Beh, uno, che dalle risposte che ho le persone già conoscono il concetto di poliamore, quindi non ho dedotto proprio nulla. Sicuramente tutte le persone che hanno detto di essere di avere relazioni non monogame, comunque di essere poliamorose o di essere non monogami, hanno rivisto questi significati nel testo, e anche chi non lo è. Questo è quello che ho dedotto. Fateci voi quello che desiderate di questa cosa. Cioè, è interessante come non conoscere il concetto di poliamore non ti metta subito, diciamo, in una direzione di un significato del testo.
mi viene da pensare al fatto che a volte l'esistenza stessa dei vocaboli nella lingua ti creano un modo di pensare che altrimenti non avresti. Per esempio, avevo visto un'intervista di una donna della Corea del Nord che è scappata in America e lei diceva: io quando mi dicevano vestiti elegante non capivo cosa significasse, perché in Corea del Nord la parola elegante non esiste, non c'è qualcosa che la traduca. Quindi anche quando si cercava di spiegare il concetto di elegante non esisteva nella mente, quindi non si visualizzava. Trovo interessante il fatto che se magari non esiste il concetto stesso di questa etichetta come poliamore o non monogamia, può farti prendere un testo e farti dare altri significati, come nel caso dei blog in cui si parlava di singolare, di ribaltamenti, di allora si ama unicamente. Magari non è questo il caso, anche perché appunto alcuni commenti invece erano abbastanza contro, alcuni, uno che ho trovato, tutti gli altri non ho idea di come interpretino il testo. Rimane semplicemente un dubbio aperto e posto male, perché è tipo il primo video che faccio e parlare da sola è molto difficile, ma spero che spero che ci sia qualche anima che arriva in questo canale, legge, cioè ascolta, e magari mi dà un punto di vista più interessante. Questa è la mia speranza. Ciao.